concesso quest'aula, è riuscita il rettore ci ha concesso quest'aula, ma grazie al suo intervento, e ci ha fatto sì che noi, il nostro istituto, avessimo un'aula e che ci continua ad aiutare, insomma, nel nostro caro Bologna. Grazie a voi di essere venuti qui. Io non volevo interrompere i vostri lavori, ma Stella ha insistito che ci fosse un saluto istituzionale e quindi mi sembrava giusto anche da parte del rettore ringraziarvi per aver superato le tormente, i blocchi dei treni e aver dimostrato che l'università funziona comunque. Penso che abbiate visto che con l'Università di Bologna abbiamo sospeso le attività didattiche. Stiamo appunto posponendo le scadenze per il bando Erasmus, proprio perché gli studenti effettivamente hanno gravi difficoltà, i docenti anche a raggiungere l'università, però mi fa molto piacere che voi invece siate in grado di lavorare, siate venuti, credo tutti, vi vedo numerosissimi, quindi quasi tutti, a questa riunione che è importante. Noi siamo molto, seguiamo con molta attenzione le attività che fa l'Erasmus Student Network, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Sapete che l'Università di Bologna ha partecipato anche al progetto Prime e ha coinvolto l'Erasmus Student Network nel nostro progetto di non nostro, l'Università di Padova ha coordinato sulla valutazione della qualità dei progetti di mobilità, quindi sappiamo che siete molto attivi e che state dando un contributo importante alla mobilità studentesca in Europa, per questo ci sembrava importante anche potervi un segno, insomma, di riconoscimento della vostra attività, potervi ospitare in questa sala che il rettore normalmente non concede mai per nessun convegno e che invece oggi ha concesso volentieri per i vostri lavori. Quindi, ci scusiamo se diciamo, il luogo è un po', come dire, poco adatto a dei lavori di gruppo o comunque dei lavori partecipati, perché l'acustica non è tra le migliori, ma le serve anche, però speriamo che vi troviate bene comunque. Domani l'associazione, la sezione di Bologna ha organizzato in un luogo che fosse un pochino più confortevole e speriamo che riusciate comunque a lavorare e stare insieme. Quindi grazie di essere venuti. Penso che lo farete anche voi, però lasciate che io faccio un ringraziamento particolare a Stella, perché davvero sta lavorando moltissimo per la vostra sezione per Bologna e sta lavorando moltissimo in assoluto per i servizi agli studenti nei quei vari capellini che si mette. Quindi un grazie a lei e alla sezione.